completare il tabellone della Final Four della Coppa Italia AON 2022 si attende soltanto l'esito del match, ultimo in programma tra Catania Beach Soccer e Adriatica Immobiliare Cagliari. Più di un rimpianto per i rossoblù giunti alle spalle di Milano nella pool promozione, ma speranze ancora intatte per cercare davanti al proprio pubblico l'assalto alla massima serie dalla porta secondaria. Quarti di finale di Coppa, Catania che ha eliminato Ecosystem Lamezia, Cagliari che ha guadagnato il pass in qualità di miglior perdente. Scorriamo con le immagini del derby delle isole, Catania Beach Soccer in completo bianco, Cagliari che veste il consueto rosso-blu. Ed è del Cagliari al pronti e via la prima sortita offensiva con la conclusione di Rodriguez che va a baciare la parte superiore della traversa. Da un legno all'altro Zurlo si coordina al volo e scheggia il palo alla sinistra di Manis che tira un sospiro di sollievo pochi istanti dopo sul destro di Battini che termina la propria parabola sul montante della porta sarda. Partita che viene sbloccata al sesto giro di lancette su calcio piazzato, mani di Rolon, punizione da posizione vantaggiosa e centrale che Zurlo non spreca per la rete dell'1-0 rossazzurro. Rolon che diventa suo malgrado protagonista in negativo, irruento su Gori che conquista il calcio di rigore la cui trasformazione però viene intercettata da Manis che gli nega il 2-0. Catania che non fa una piega e che raddoppia con il gol da cineteca di Fabio Denisi, destro fulmineo all'incrocio dei pali, potente e preciso, una gemma quella di Fabio Denisi che ancora su punizione come a Catania si conferma giocatore non soltanto preziosissimo nelle gerarchie di Marcelo Mendes ma anche cecchino su cui poter fare affidamento nelle situazioni di palla inattiva. Avanti di 2 gol il Catania prova a chiudere anzitempo la contesa, ci prova Gori col destro, palla che lambisce il palo, rosazzurri che però devono fare i conti con il rientro in partita del Cagliari che va in gol al 10° minuto con Medina, un'altra perla, stavolta in acrobazia sull'assist di Manis che fa secco Battini. Prima frazione di gioco, chiusa sul parziale di 2-1 in favore del Catania che inizia i secondi 12 minuti di gioco nella modalità del risparmio energetico, pronta ad affondare il colpo. Al giro di boa della seconda frazione, verticale di Fred per Gori che di sinistro batte Mainas per il gol del 3-1. Nemmeno il tempo di refertare la doppietta di Tintin Gori che il 10 Villareggino riceve uno splendido pallone da Denisi, si trova tutto solo davanti al portiere, lo dribbla e deposita il pallone in fondo al sacco. Partita ipotecata, dopo 7 minuti nel secondo tempo non è però dello stesso avviso Podda che in acrobazia, complice anche una cunetta beffarda, batte i Paterniti per il gol del 4-2 che alimenta ulteriori speranze rosso-blu. Catania che in surplus palleggia, rallenta il gioco e sul più bello chiude la manovra con Emanuele Zurlo che in rovesciata realizza un gol da applausi, il gol del 5-2, doppietta per il centravanti catanzarese. Seconda frazione di gioco che lascia spazio ad un terzo tempo che il Catania decide di padroneggiare sin dalle sue prime battute in lungo e in largo, autostrada. Facilmente percorribile per Gori che al secondo minuto ancora con il piede debole, il destro, insacca il 6° gol. Cagliari che non accusa il colpo e su calcio di rigore per un fallo di Fred accorcia le distanze con Rodriguez che trasforma la massima punizione che vale il 6-3. Rossazzurri che non sono paghi del risultato, vicini al gol con il destro a giro di Fred che si spegne all'incrocio dei pali, non ha invece bisogno di fortuna Gabriele Gori che sul prezioso assist di Borer in rovesciata firma il 7-3. Finale col botto e d'autore per il Catania Beach Soccer che in scioltezza dilaga con le reti di Zurlo, altra perla in semi rovesciata sull'assist di Battini con San Filippo la cui puntata mancina ruba il tempo all'estremo difensore rossoblu e ancora con Gori che su punizione fissa il risultato finale sul 10-3. Punizione un po' troppo severa per il Cagliari, rimasto in partita nei primi 2 tempi, Catania che ha mostrato i muscoli sfoggiando una invidiabile condizione psicofisica che potrà tornare utile nel match contro Al Salab Napoli Beach Soccer quando la gara di sabato 23 varrà il pass per una finale da conquistare con le unghie e con i denti per confermarsi ancora una volta regina di Coppa.